Allora questa riforma costituzionale tiene insieme due elementi importanti, il superamento del bicameralismo perfetto e la riforma del titolo quinto, e sono due elementi che si tengono insieme, non è un caso se è stato proposto un solo disegno di legge costituzionale, perché noi riteniamo che si possa superare anche la conflittualità che c'è stata tra Stato e Regioni, che ha portato anche a un notevole contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale, rivedendo quelle che sono le materie forse troppo frettolosamente attribuite alle Regioni, la materia concorrente, ma per farlo occorre che le Regioni, le autonomie locali partecipino alla fase decisionale fin dall'inizio. Non possiamo pensare di risolvere il problema soltanto a valle in via giudiziaria, il problema va anticipato con una Camera di compensazione politica e questo sarà il nuovo Senato. Per questo abbiamo pensato a un Senato che non è eletto direttamente dai cittadini, ma che rappresenta le regioni, rappresenta i comuni, perché lì le autonomie territoriali possano avere la loro voce e possano decidere insieme allo Stato centrale. Quindi un nuovo modo innovativo di intendere il rapporto tra Stato centrale e poteri periferici.